Si chiama bioarcheologia, un ramo dell'archeologia forse meno conosciuto, che non studia i manufatti, cioè gli edifici, gli oggetti o le opere d'arte, ma i resti umani. Abbiamo seguito l'equipe di bioarcheologi del professor Gino Fornaciari nelle missioni di studio in giro per l'Italia. Pavia, Basilica di San Pietro in Cielo d'Oro, una chiesa famosa per custodire i resti di Sant'Agostino, padre della Chiesa Cattolica e filosofo, e anche del re longobardo Liutprando, che trasportò questi resti nella città lombarda. Proprio i resti del re Liutprando, vissuto tra la fine del 600 e il 744 d.C., sono al centro degli studi della bioarcheologia promossi dall'associazione no profit Italia Fenice. Gli antropologi cominciano la ripulitura, la classificazione ed il restauro delle ossa. Molte informazioni si possono già ricavare senza bisogno di particolari apparati. L'età al momento del decesso, la statura, eventuali danni osseo macroscopici. Un vero lavoro da detective. Si tratta di un individuo di sesso maschile. L'età, grosso modo, in base alla usura dentaria, è intorno ai 50 anni, potrebbe averne 55 come 45. Non ha carie, anche se l'usura è molto accentuata. E in particolare abbiamo trovato una grave lesione di origine infiammatoria di una tibia, quella che si chiama osteomielite. Lo studio delle ossa a volte richiede tecniche diagnostiche ultramoderne come la TAC. Con queste immagini rielaborate al computer si riesce a fare un check-up quasi completo al paleopaziente. Tubercolosi, anemia, lebbra, infezioni generiche, deficienze di vitamine C o D, malattie articolari, anomalie congenite. Nel caso di Liutprando ci sono anche altri interrogativi. Per quanto riguarda Re Liutprando, la radiologia e quindi la TAC o la radiografia permetteranno di chiarire la natura dell'osteomielite che è stata osservata macroscopicamente e in particolare se si tratta di una ferita accidentale, quindi una caduta, una frattura, oppure una ferita da arma che si è procurata ad esempio in battaglia. Anche i denti possono raccontarci molte cose. Le carie ci indicano una dieta ricca di carboidrati, cioè di cereali, mentre il tartaro è l'indizio di un consumo di proteine come la carne. Altre analisi richiedono sofisticati strumenti di laboratorio. Una tappa fondamentale è la datazione, cioè misurare l'età del reperto per essere sicuri che appartenga veramente al personaggio che si sta studiando. Nei laboratori dell'INFN di Firenze, in questo acceleratore si riesce a determinare l'età delle ossa contando i rarissimi atomi di carbonio 14. L'idea generale è che finché un organismo è in vita, questo organismo scambia con l'atmosfera, quindi il contenuto di carbonio 14 presente nell'organismo è uguale a quello dell'atmosfera. Quando l'organismo muore, da quel momento in poi c'è un decadimento del contenuto in carbonio 14. Quindi se siamo in grado di poter misurare quanti atomi di carbonio 14 sono rimasti nel reperto, siamo in grado anche di conoscere quanti anni sono passati dal momento della morte e quindi datare il reperto. Nella tomba di Liutprando si è scoperto che in realtà c'erano i resti di tre individui. Due di epoche anteriori, probabilmente antenati del re longobardo. Una parte delle ossa è invece coeva con la vita di Liutprando. Da questi resti si è riusciti a capire con altre analisi quale fosse la sua dieta prevalente. Abbiamo ritrovato un'alimentazione con una percentuale marina dell'ordine del 16%. Questo campione è il campione che è risultato dall'analisi al radiocarbonio essere coevo e compatibile con la vita di Liutprando. Seconda missione, Lucca. Chiesa di San Michele, dove sono conservati i resti di San Davino Armeno, un pellegrino vissuto intorno all'anno 1000 e che dopo essersi spogliato di tutte le sue ricchezze, partì dalla nativa Armenia affrontando un rischioso viaggio per visitare i luoghi santi del Medioevo. Gerusalemme, Roma, Santiago di Compostela. Riuscì a vedere solo i primi due, poi si ammalò e morì a Lucca il 3 giugno 1050.
dove divenne il simbolo dell'accoglienza della città verso gli stranieri, e un santo che la leggenda narrava potesse alleviare le emicranie. Al contrario di Liutprando, San Davino è meglio conservato, con alcune parti addirittura mummificate. La ricognizione iniziale offre una prima scoperta. Devo dire che un primo reperto assolutamente inatteso è stato il ritrovamento di due ferite craniche piuttosto gravi, una da taglio e una penetrante da un'arma, una specie di piccozza o martello. Perfettamente guarite, quindi il santo non morì di queste due lesioni. Comunque la loro presenza dimostra che i pellegrini, durante il loro percorso nella via Francigena, andavano incontro a seri pericoli da parte di briganti, attacchi, eccetera. Forse queste gravi ferite alla testa poi guarite sono all'origine della leggenda che vuole il santo guaritore del mal di testa. Un'altra sorpresa è l'età alla morte rivelata sia dall'usura dei denti che dall'assenza di artrosi ossee. San Davino morì intorno ai 25-30 anni. Non sono solo i denti ad essere importanti come archivi di vite passate da secoli, ma anche il tartaro, la placca che si forma sopra lo smalto e che in quelle epoche ovviamente nessuno rimuoveva. Per lasciare intatta la mummia, questa analisi viene condotta con un endoscopio. Il tartaro è un elemento estremamente importante, il tartaro dentario, perché ci permette di ricostruire completamente, con un'accurata campionatura, tutto il microbioma orale, cioè tutti i germi che questa persona aveva nella cavità orale intorno alla metà dell'undicesimo secolo. Quindi ricostruiremo un microbioma estremamente antico. Non tutte le informazioni delle analisi sono disponibili immediatamente, ma alla fine di questi studi emergerà un profilo molto preciso di questi personaggi. Il loro stile di vita, la dieta, il tipo di attività, le malattie e la nutrizione dell'infanzia, i traumi dell'età adulta e infine le cause del decesso. Ma non è soltanto la loro vicenda privata a riemergere dall'oblio dei secoli. Insieme a queste informazioni potremo conoscere meglio anche l'ambiente dove vissero e morirono.